La Tiano questa sera sta vivendo due momenti importanti, il presepe vivente e la marcia cittadina, tutto incentrato su un unico argomento, la pace. Il messaggio di Papa Francesco è chiaro e fa riferimento alla politica. La buona politica è al servizio della pace, una grande responsabilità e una sfida per chi è ministra. Sì, è una grande sfida, un grande impegno per chi si occupa di amministrare la cosa pubblica. E effettivamente questa sera ci sarà la 37esima edizione della Marcia Cittadina della Pace. È iniziata con l'impegno importante di Don Antonio Ribezzi, è stato lui l'ideatore di questa bellissima iniziativa, l'ha realizzata sino allo scorso anno. Io colgo l'occasione per salutare amichevolmente, devo dire con tanto affetto, Don Antonio Ribezzi. Quest'anno l'amministrazione comunale, insieme alla Chiesa Madre, ha ereditato questo importante impegno. E io intanto voglio ringraziare appunto Don Salvatore Rubino, voglio ringraziare altresì il Dottor Gabriele Argentieri, il mio Presidente del Consiglio, perché più di tutti si sono prodigati a che questo evento possa svolgersi in maniera partecipata e organizzata. Qualcuno potrebbe dire perché una marcia della pace nel 2018, perché alla fine appunto di un anno. Io ritengo che forse oggi più che mai sia necessario organizzare eventi in cui si evidenzia l'importanza di una convivenza pacifica tra i popoli, tra la gente e quindi una totale integrazione delle varie comunità. Ed ecco che questa sera sicuramente sarà bellissimo vedere i cittadini di Latiano insieme alle persone che appartengono ad altre comunità che risiedono sul territorio di Latiano da tantissimo tempo, prendersi per mano per scambiarsi un augurio di pace, un augurio di buon anno, tra l'altro detto anche in lingua differente. Dall'altra parte c'è, come tu dicevi Anna Maria, un bellissimo presepio vivente che quest'anno per la prima volta è stato realizzato presso il polo museale. Io voglio ringraziare tutti gli amici della Proloco che si sono impegnati e prodigati alla realizzazione di questo bellissimo presepio vivente. Cosa augurarci? È un augurio a che la politica possa veramente essere al servizio della comunità. È un 2019 che sia di totale integrazione quindi sociale e pace, perché sono elementi importanti per una reale crescita sociale, culturale ed economica di una comunità. Auguri di buon 19 a tutti ai cittadini di Latiano. E vengo dalla Repubblica Ceca. A Zlatiana přeji všem obyvatelům České republiky a všem Čechům žijícím v zahraničí šťastný nový rok, klid a mír. Vengo dall'Australia qui a Latiano. On behalf of everybody in Latiano, I wish all Australians at home a lovely day of peace. Mi chiamo Joy, vengo dalla Nigeria. Ivia Domeya, Ivia Nigeria, ni Reus, e Webo, che ni Reo Wak, ni Risi, ma tu waiao, che la piano è ma che tu e Webo. Iwu ma waiao a sello qui. Ho guardato ni malana, e mi nomai, mi nomai, ma che a me è ni Gesù. Iwu waiao a sello qui, ho batto, beh, se. Le marche sono venite d'amour, de lumière, de joie, ainsi soit-il, de la Francia. Nina Giorgia, Ola Carto, Sfidova Sussurve, Latiano Dal. Sono Sor Flora dalle Filippine. Mula sa Latiano, binabati ko po ang lahat ng mga Pilipino. Saan nang dapo sila sa mundo. Sono Sor Maria Giovanna, vengo da Indonesia. Salam damai untuk penduduk Indonesia dan semua umat Indonesia yang berada di seluruh dunia. Sono Don Marcelino dal Camerun. We and people them for Latiano for Italy
with the one salute all Cameroonian them, the one that were there for country and the one that were there for outside, with the one which would have peace and good heart for this 2019. Thank you, Mulaplenty. اسمي غزلان من اللاتيان أهنئ وأتمنى السلام لجميع سكان المغرب وجميع مغاربة العالم. Je m'appelle Doumbia Mouadou, je viens de la Costa d'Avorio et au Sud-Italie. Joyeux à toute la population de Côte d'Ivoire et je salue tous les Ivoiriens du monde entier. Ciao à tous, je m'appelle Ousmane, je viens du Sénégal et j'habite à la Tiana. C'est la 16 année et mes amis n'ont pas été sénégalais, quand on est au Sénégal, on a été la Tiana, quand on a été en alors on a fait une moche, on a fait une carte. Buonasera a tutti voi. E io intanto voglio salutare e ringraziare le autorità presenti, le autorità militari che hanno accettato il nostro invito ad essere presenti questa sera, ma voglio ringraziare in modo particolare i tanti ragazzi che hanno lasciato forse le loro famiglie, i giochi per vivere questi momenti importanti. E siamo alla 37esima edizione della Marcia Cittadina della Pace, marcia ideata e voluta fortemente da Don Antonio Ribezzi, che io saluto e ringrazio, al quale sono legato da profonda amicizia e stima. Grazie Don Antonio per questa brillante idea che quest'anno ha trasferito sull'amministrazione comunale e sulla chiesa, diciamo, matrice. Allora io voglio ringraziare Don Salvatore Rubino e il Presidente del Consiglio, Dottor Gabriele Argentieri, che più di tutti si sono prodigati a che questa iniziativa, questo evento, potesse, ecco, riuscire come effettivamente è riuscito. Io credo di essere, siamo tutti soddisfatti della nutrita partecipazione. Qualcuno si potrebbe domandare e dire che senso ha una marcia della pace nel 2018, che senso ha una marcia della pace ad un giorno della fine dell'anno? Io ritengo invece che oggi più che mai è importante organizzare questi eventi in cui si esalta il valore della pace, l'importanza della integrazione tra la gente. Fra poco andiamo a concludere questa iniziativa ed è stato bello vedere e ascoltare tanti concittadini che vivono sul nostro territorio di nazionalità diverse di, ecco, augurare il buon anno nelle lingue differenti. È stato veramente molto bello e ringrazio anche loro per essere stati qui, per aver accolto il nostro invito. Moltissimi non sono credenti, Don Salvatore, sono di altre religioni, però hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e hanno voluto, ecco, evidenziare il valore della pace e dell'integrazione. E allora concludiamo questo cammino, questa marcia, con il mio augurio che rivolgo a tutti voi, che sia il 2019 un anno in cui la pace possa dominare ancora di più, logicamente non solo la Tiana, io mi riferisco a un territorio più ampio che quello europeo e quello mondiale, che ci sia una integrale accoglienza di popoli differenti, perché sono questi principi e valori che sicuramente contribuiscono a che una comunità possa crescere dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano e anche dal punto di vista economico. E allora auguri a tutti di buon 2019. Grazie.
La politica dovrebbe essere un luogo di virtù, eppure Papa Francesco condanna i vizi che fanno perdere fiducia nei sistemi. A cosa dovrebbe dire no la politica? Sì, Papa Francesco ha suonato un allarme forte, no? Indicando quelli che sono i vizi e quindi quelle cose da estirpare nel mondo della politica, e dà alla politica delle indicazioni che sono le indicazioni della dottrina di sempre, insomma, quella, la politica che sia servizio soprattutto a coloro che sono la parte più debole del nostro mondo e la parte più debole, insomma, della società. E questo il Papa lo fa ovviamente a tutti i livelli della politica, a cominciare da quella comunale fino ad arrivare alla politica internazionale, perché la politica deve avere attenzione a costruire la pace, e la pace, sottolinea il Papa, parte dal cuore di ciascuno, quindi ciascuno è responsabile della pace altrui e della pace mondiale. Una bella partecipazione, sono stato molto contento perché questa è la 37esima edizione, però è la prima che Don Antonio Ribezzi, ideatore di questa marcia della pace, ha lasciato la responsabilità della comunità parrocchiale della Chiesa Matrice, chiedendo proprio che coinvolga tutta la città, quindi l'amministrazione comunale, le altre parrocchie e tutto il territorio. Sono stato molto contento della partecipazione degli stranieri che vivono in Italia, e mi è venuta questa idea che credo sia un segno di comunione nella nostra città, cioè quella di far lanciare da Latiano un augurio di pace alla loro nazione nella loro lingua. E attraverso gli strumenti di comunicazione sociale credo che si siano collegati tanti delle loro famiglie. Loro hanno chiamato, si sono sentiti in comunione con i loro concittadini, ma si sono sentiti anche coinvolti, considerati dalla città in cui vivono. Mi è piaciuta anche la risposta della città di Latiano, nonostante il freddo, nonostante altre iniziative che ovviamente non contrastano con questa, e davvero io spero che questo momento di riflessione, di marcia della pace possa crescere. Se mi permettete, ringrazio anche voi che date questo spazio e quindi rilanciate attraverso gli strumenti della comunicazione sociale questo messaggio davvero importante, universale e condiviso al di là delle culture e al di là delle religioni. Nella giornata della Sacra Famiglia il presepe è un grande messaggio di pace. Ma certo, innanzitutto il presepe è unione, fraternità, aggregazione e soprattutto pace. La pace che adesso deve regnare, perché con la pace si ha l'aggregazione, la serenità, si vive in armonia con tutte le persone. Ecco perché Natale è il momento più dolce, perché si sta insieme, si diventa più buoni e quindi di conseguenza si tende a far sì che si dimentichino tutti i rancori con gli altri. Quindi un amore, un messaggio e soprattutto tanta pace fra le persone, che ci deve legare affinché possiamo vivere serenamente e soprattutto vivere quella vita di cui abbiamo bisogno, che veramente cerchiamo da tanto tempo, ma piano piano stiamo ricreando con questi momenti di aggregazione, di pace, di serenità e di amore. Oltre a tutto, stasera viviamo anche un momento di serenità e di pace, anche di aggregazione, con la visita al nostro museo, che quest'anno è diventato anche un momento particolarissimo, il presepe vivente di Latiano. Prima era il presepe vivente in piazza, quest'anno, grazie al volere, proprio in maniera proprio diretta dall'amministrazione comunale, principalmente del sindaco, ha fatto in modo che il presepe fosse fatto nel museo. Un'idea stupenda, perché? Perché sinceramente noi abbiamo un presepe in un museo, una cosa rarissima che si possa vedere. Poi diciamo che il nostro polo museale, anche se stasera è nascosto, non si può vedere, ed è appunto il momento di far sì che la gente abbia la voglia di visitarlo, è un occhio, è un gioiello particolare, è un'aggregazione importante ed è stato fatto con tanti sacrifici e tanto amore da far sì che diventi un elemento importante per tutto il sud.